Ben trovati all'appuntamento giornaliero con l'informazione su Telenicosia. Oggi è il 30 ottobre 2013. Vediamo insieme le principali notizie relative al territorio provinciale. Enna, venerdì mattina in piazza Prefettura è previsto un sit-in contro il rischio default della provincia. Ad organizzarlo le sigle sindacali CGL, CISL, UIL, DCAP e CSA. Leonforte, homo novus, reiterata l'ordinanza di custodia cautelare dal GIP di Caltanissetta. L'indagine è coordinata dal PM Condorelli e Giovanni Di Leo della DEA. Enna, alle primarie potrò occuperlo, quererò questo PIF che non so chi sia. Così si è espresso Vladimiro Crisafulli, neo segretario provinciale del PD ed ex senatore, escluso dalle liste alle elezioni dello scorso febbraio dopo aver vinto le primarie. Piazza Armerina. L'ex direttore amministrativo dell'Istituto per Geometri Leonardo da Vinci, Giovanni Delle Cave, ha chiesto il patteggiamento. Avrebbe usato per fini personali circa 300.000 euro tra il 2001 ed il marzo 2010. Enna, sequestrati beni e conti correnti per truffa aggravata ai danni della provincia. Le somme indebitamente percepite si aggirano intorno ai 130.000 euro complessivi. A Gira si rimette l'assessore Licciardo, il consigliere Nicola Valguarnera, nuovo assessore. Valguarnera è già stato assessore al comune di A Gira dal 2008 al 2009 nel terzo governo Giunta. L'Europa a Enna, l'Europa in Sicilia, il 30 ottobre alle 11 presso l'Università Core per presentare le opportunità più significative offerte dall'Europa nella regione. Nicosia. I cittadini, i servizi del territorio, il terzo settore, la cooperazione sociale, i sindacati, le associazioni e le altre realtà dell'associazionismo locale sono invitati a partecipare alla conferenza di servizi del distretto sociosanitario 23 che si terrà il giorno 30 ottobre 2013 alle ore 9.30 presso l'aula consiliare del comune di Nicosia a piazza Garibaldi. Il tema sarà il programma nazionale servizi di cura all'infanzia e dagli anziani non autosufficienti. Con questo abbiamo concluso, ci troviamo alla prossima edizione del TG Flash. Un saluto da Sergio Leonardi.